Bologna, notte tra il 5 e il 6 maggio. Ettore non girava in bicicletta, preferiva camminare. Ho pedalato quando ero gappista, diceva, e adesso non pedalo più. Ettore Bergamini era stato partigiano a Montesole, sull'Appennino, con la brigata Stella Rossa del maggiore Mario Musolesi, il mitico lupo. Aveva partecipato a scontri a fuoco violentissimi e interminabili. Aveva usato esplosivi, teso imboscate, giustiziato nemici, combattuto a fianco di inglesi, cecoslovacchi, russi e perfino un indiano, Saad. Non un pelle rossa, un indiano dell'India, col turbante in testa. Aveva visto Ettore Ventura, detto Aeroplano, caricare i tedeschi in groppa a un cavallo bianco. Aveva visto la madre di Fonso capitare nel bel mezzo di un combattimento incurante delle pallottole, solo per portare al figlio una ciotola di zabaione. Poverino, sono ore che stai combattendo e non hai mangiato niente. Fonso l'aveva guardata stravolto, incapace di credere a ciò che vedeva. Poi aveva bevuto lo zabaione e aveva detto: grazie, mamma, però adesso ti metti al riparo. Il 27 giugno, per via di gravi divergenze strategiche e politiche col lupo, Sugano Melchiorri aveva formato un nuovo battaglione di 46 partigiani. Tra loro c'era anche Ettore. Dopo mille vicissitudini, la Stella Rossa Sugano era scesa in pianura ed era confluita nella settima GAP, distaccamento di Anzola. Le ultime volte in cui Ettore aveva usato una bicicletta. Lì aveva conosciuto Amleto Benini, detto Bianco, perché aveva già i capelli grigi, che più tardi gli avrebbe dato un lavoro. Quel lavoro. Nell'ottobre del 44 aveva preso parte alla battaglia di Portalame. 3 giorni da non crederci. L'unico scontro aperto tra tedeschi e partigiani all'interno di una città europea. Il 21 aprile del 45, Ettore aveva liberato Bologna a fianco degli altri suoi compagni. Già, ma da chi l'avevano liberata? I fascisti amnistiati, i partigiani sbattuti fuori dalla polizia e perseguitati dalla magistratura. Sugano, vittima di una montatura giudiziaria, costretto a scappare in Cecoslovacchia, come tanti altri compagni. Dentro alcune inchieste c'era finito anche Ettore. Roba di poco conto, presunte estorsioni o ruberie, lo avevano sempre prosciolto. Ma aveva ancora qualche carico pendente. E il Carlino? Il Carlino, cambiato e ricambiato nome, era sempre lì a scrivere menzogne. Come quando, l'11 ottobre del 44, aveva negato che fosse venuta la strage di Mazzabotto. Ettore, che aveva conservato il trafiletto, a forza di leggerlo, ricordava intere passaggi a memoria. Le solite voci incontrollate, prodotto tipico di galoppanti fantasie in tempi di guerra. Assicuravo fino a ieri che nel corso di un'operazione di pulizia contro una banda di fuorilegge, ben 150 fra donne, vecchi e bambini
erano stati fucilati da truppe germaniche di rastrellamento nel comune di Marzabotto. Siamo dunque di fronte a una nuova manovra dei solidi incoscienti, destinata a cadere nel ridicolo. Perché chiunque avesse voluto interpellare una qualsiasi onesto abitante di Marzabotto, o quantomeno qualche persona reduce di quei luoghi, avrebbe appreso l'autentica versione dei fatti. Dolore, lacrime, paura, odio, ma anche euforia, voglia di farla finita con la guerra e il fascismo, desiderio di costruire un'Italia nuova. La vita aveva senso in quei luoghi. Non era solito correre un'ora all'altra, trascinarsi un giorno all'altro. Perché negarlo? Ettore lo sapeva. Quei mesi in montagna erano stati i più belli della sua vita. Dopo non c'era più stato niente di davvero interessante. Non si diresse verso casa, girò in via Lame e arrivò alla porta. Il cielo era pieno di stelle. Centinaia di stelle, forse un migliaio. Lo aveva già fatto mille volte e lo fece ancora. Ricordò la battaglia, sparo dopo sparo. C'era nebbia e qualcuno urlava: Garibaldi combatte! Lui aveva gridato a pieni polmoni: Stella Rossa vince!